Conferenza stampa questa mattina a Trieste sulla campagna di iscrizioni 2018 al partito radicale non violento, transnazionale e transpartito dei residenti nel capoluogo giuliano. La conferenza è stata condotta da Alessandro Perelli e Patrizia Giacone, che hanno parlato dell'identità e del metodo che contraddistinguono il partito radicale. Intanto continua la raccolta di firme per le 8 proposte di legge di iniziativa popolare avviate dai radicali. Tra queste l'introduzione del sistema elettorale uninominale per l'elezione a Camera e Senato, la riforma del sistema carcerario sul regime del 4 bis e l'abolizione dell'isolamento diurno, la modifica dell'articolo 79 in materia di concessione di amnistia e indulto e quello in materia di libertà e diritto di informazione e di servizio pubblico radio-televisivo. Le sottoscrizioni si raccolgono tra l'altro nei municipi dei 4 capoluoghi e di diversi altri comuni della regione e presso la Corte d'Appello di Trieste. Un partito che rischia concretamente la chiusura, lo spiega un esponente storico, Marco Gentili, al microfono di Valentino Vitrotti. Un partito che è trasversale, transpartitico, che ha fatto battaglie importanti sulla giustizia, sull'informazione e sulla modifica del sistema elettorale con la maggioranza delle forze politiche. È a rischio perché abbiamo deciso all'ultimo congresso di Re Bibbia che se non ci sono 3.000 iscritti il Partito Radicale deve prendere atto e chiudere. Quindi l'appello è a tutti i cittadini e a tutte le forze politiche ad iscriversi al Partito Radicale per salvarlo. In caso contrario il 31 dicembre il partito chiuderà e metterà a rischio anche Radio Radicale.